verso domani a lei. L'ora è tarda e quindi una ragione in più per essere ancora più sintetici di quanto sono abituato a fare. Le stimolazioni sono state tante, le suggestioni pure. Allora, primo punto, il dato da cui occorrerebbe partire è che siamo alla vigilia di un nuovo welfare. Quando si dice di nuovo welfare si intende un welfare articolato su due livelli. Il primo livello si fa carico dei LEA e dei LEP, livelli essenziali di assistenza e livelli essenziali di prestazioni, e questo sarà gioco forza a carico dell'ente pubblico, Stato, Regioni, Comuni, a seconda dei livelli. Perché? Perché la fiscalità regionale e locale non consente di far affluire agli enti pubblici risorse che siano sufficienti, saranno appena sufficienti per finanziare il primo livello. Ma con i servizi di primo livello non si va lontano, il livello di benessere non cresce. Allora dobbiamo far partire il secondo livello, che quindi riguarderà tutti quei servizi non inclusi. Pensate alla sanità leggera, che in Italia già oggi movimenta 65 miliardi di euro, già oggi la sanità leggera, ortodonzia, oculistica, fisioterapia, eccetera. E se andiamo a vedere i beneficiari, sono tutti quelli che appartengono ai livelli medio-alti, quindi i livelli medio-bassi sono esclusi dalla. L'argomento è le ASL già da tempo non finanziano questi servizi e così via per l'assistenza, eccetera. Allora, la domanda è: vogliamo o no far partire il secondo livello di welfare? Qui dagli amministratori pubblici che sono intervenuti mi sarebbe piaciuto ascoltare questo, perché è di questo che dobbiamo parlare, perché altrimenti ci prendiamo in giro, perché ognuno dice una cosa in sé giusta, ma se non è finalizzato ad un obiettivo strategico, no. Allora, il problema, tra virgolette, politico, nel senso della politica, non tanto della partitica, che ci si pone è: il secondo livello di welfare come ha da essere? Ha da essere di tipo universalistico come è il primo livello, che rimarrà universalistico, oppure potrà e dunque dovrà essere di tipo selettivistico? Questa è la vera partita. In Italia gruppi, forze politiche e via discorrendo, anche intellettuali, sono divisi. C'è una parte che dice il primo livello universalistico per tutti, il secondo livello per chi se lo vuole permettere, cioè per quelle aree del paese o per quelle sezioni della società italiana che sanno organizzarsi in un certo modo e quindi si possono permettere di accedere al secondo livello di welfare. Questa, secondo me, è la vera questione, perché a seconda della scelta, che è appunto politica o meglio ancora di valore, cambia l'articolazione. Non si può andare avanti a fare proposte se uno prima non specifica e non dà risposta alla domanda: tu a quale dei due partiti appartieni? Al partito che vuole il secondo livello universalistico, tendenzialmente universalistico, o particolaristico o selettivistico, che è la stessa cosa, perché cambiano gli strumenti e soprattutto i modi di finanziamento. Ora, chi mi conosce lo sa, a me piace dire come la penso, io sono a favore di un secondo livello universalistico. E allora mi corre l'obbligo di esplicitare le implicazioni. Prima implicazione è che, come giustamente diceva Vella, il presidente Vella in apertura, con le donazioni non si può andare avanti. Le donazioni sono bensì necessarie, tu hai detto dono, ma non bisogna dire, il dono è un'altra cosa, un conto è il dono e un conto è la donazione. Il conto è il dono come gratuità e un conto è la donazione come regalo, sono due, ma non ne stiamo a sottolineare. Cioè, con le donazioni però tu hai colto, non si va lontano, perché con le donazioni tu riesci a finanziare quel singolo progetto, ma non imposti un modello di secondo welfare di tipo universalistico, quindi bisogna attrarre risorse da diversi ambiti e le risorse vengono da chi le ha. Certamente non dall'ente pubblico, perché abbiamo detto che l'ente pubblico, con le risorse che ha, non sarà già tanto se si fermerà al primo livello, e cioè dire ospedali per tutti, scuole per tutti e via discorrendo. Quindi è inutile andare avanti con i soliti giri di parole, l'ente pubblico non lo può fare e noi cittadini dobbiamo chiedere all'ente pubblico che i soldi che ha, ottenuti dalla fiscalità generale o
regionale, li usi bene per il primo livello, che è ovviamente il livello essenziale di assistenza e di prestazioni. Quindi noi dobbiamo prenderli da chi li ha i soldi. Non avete mai visto voi i soldi che vengono da chi non li ha? E allora ecco perché la proposta ultima di Dalmasio di creare un mercato dei capitali per finanziare il secondo livello di welfare diventa imprescindibile. E chi afferma il falso dimostra o di avere altri interessi oppure di non comprendere, oppure di volere un secondo livello selettivistico. Perché voglio dire, da che mondo è mondo, chi sta bene, chi ha i soldi in tasca, si fa le assicurazioni private, sì o no? E quindi dov'è il problema? Il punto nasce se noi vogliamo che il secondo livello sia universalistico. La mia tesi è che un secondo livello di welfare universalistico non può fare a meno di un mercato dei capitali. È nuova questa idea? No, perché questa idea l'hanno inventata nel 1400. Chiediamoci, qui c'è il professor Sapelli che è maestro in questo, ma scusate, i primi ospedali, chi li ha finanziati? Il Duomo di Firenze, le scuole, le varie, gli ospizi, come li chiamavano loro, li finanziava l'ente pubblico? Ma vogliamo scherzare? Li hanno finanziate questo primo prototipo di borsa che nasce a Firenze nella seconda metà del 400 proprio per finanziare, raccogliendo soldi da tutti i cittadini risparmiatori, dando garanzie non solo di trasparenza ma anche garanzie di remuneratività. Voi sapete che i Monti di Pietà, fondati dai francescani, quando prestavano chiedevano il tasso di interesse, tant'è vero che a quell'epoca i domenicani, seguendo San Tommaso, volevano scomunicarli dicendo ma voi francescani siete degli speculatori, però la storia ha dato ragione ai francescani, perché avevano ragione, perché il tasso di interesse doveva servire non solo a coprire i costi, perché non potevano dipendere da altri, ma anche a remunerare in modo giusto chi ci metteva i propri soldi. Quindi questa storia delle pauperistiche eccetera deve uscire, perché non è che noi facendo questo attiriamo, al massimo attireremo donazioni, ma con le donazioni abbiamo detto prima che non si può andare avanti. Secondo allora punto, le proprietà, alcune hanno detto, vedete noi siamo ancora vittime di una dicotomia che ci trasciniamo da troppo tempo, e cioè che la proprietà è o pubblica o privata, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Dove sta scritto? L'articolo 42 della Costituzione dice la proprietà è pubblica e privata, e tutti citano quello. Ma perché non citano l'articolo successivo? L'articolo 43 dice che c'è anche la proprietà comune. Comune, perché i nostri costituenti erano più intelligenti di noi oggi, l'avevano capite queste cose. Quindi le forme di proprietà sono tre, pubblica, privata e comune. E dire proprietà comune vuol dire anche una governance che è diversa sia da quella pubblica che da quella privata. La mia posizione è che in questo ambito, stiamo parlando di welfare, ed è qui il punto di forza delle fondazioni di comunità, è quello di rappresentare una forma di proprietà e quindi di gestione di tipo comune, che non è né pubblica né privata. Perché si dimostra che, e questo è compito in generale della teoria, diciamo, almeno di una certa parte della teoria economica, che nella gestione dei servizi di welfare o servizi alla persona, né la forma pubblicistica né quella privatistica sono la soluzione ottimale, cioè efficiente, nel senso paritiano, eccetera, eccetera, che è superiore alla forma comune. Questo allora, come è stato detto, ci porta alla conclusione che il welfare è un bene comune non nel senso del sostantivo, ma nel senso dei common. Common in inglese vuol dire bene di uso comune, come l'aria, come l'acqua, eccetera. Ora, se il welfare è un bene comune, vuol dire che nessuno dei partecipanti alla società può tirarsi indietro. Il limite, ad esempio, di certe classi, di gruppi di imprenditori è questo. Ovviamente loro sono giustificati dicendo per i primi 40 anni ci avete fatto credere che compito del welfare spetti allo Stato, ecco lo statalismo. Lo statalismo è il vero cancro della nostra società italiana di oggi, è un cancro.
Quando ce ne renderemo conto sarà un grande giorno, perché lo statalismo ci ha fatto credere che il welfare sia di competenza unica o principale dello Stato e quindi ha negato questa concezione e la natura di bene comune, perché ha reso pubblico ciò che non può essere reso pubblico, perché il welfare è di tutti e di tutto l'uomo, di tutti gli uomini e di tutto l'uomo nelle sue tre dimensioni fondamentali dell'umano. Allora è chiaro che se noi vogliamo avere risorse, bisogna, come diceva Sapelli giustamente, che questo nuovo approccio culturale si faccia strada. Dobbiamo dire a tutti, agli industriali, al terzo settore, all'ente pubblico, che ognuno ci deve mettere qualcosa e quindi, se ci deve mettere qualcosa, deve ognuno fare il passo indietro. Non può pensare in maniera dirigistica di imporre agli altri. Non lo possono dire gli imprenditori privati dicendo noi mettiamo i soldi, vogliamo comandare. Non lo può dire l'ente pubblico perché io sono stato eletto dai cittadini e quindi io comando. Tu comandi un bel niente. Tu sei stato eletto per perseguire il bene comune, non per far quello che la tua testa molte volte baccata ti suggerisce di fare, perché questa arroganza di certa gente eletta è ora di farla finita, perché tu non sei stato eletto sindaco, assessore o quello che è per far quello che tu pensi o quello che ti dice il tuo partito, no, tu sei stato eletto, chi conosce i principi della democrazia, per perseguire in un certo modo il bene comune, quindi non puoi arrogarti dei compiti che non ti spettano. E la stessa cosa vale per il terzo settore, lo diceva la signora di Mirafiori, che anche dentro il terzo settore c'è una forma di arroganza, quella di chi dice io sono più bravo degli altri e non voglio che gli altri vengano con me. E bisogna anche con loro, quindi come vedete ce n'è per tutti e in questo modo nessuno si offende e nessuno, come dire, ha da privilegio. Ecco allora perché quello che appunto è stato detto da Giuliana Gemelli, io penso, la interpreto, quando lei parlava di orizzontalità partecipativa. Questa è l'orizzontalità partecipativa, che è l'unico modo per garantire la vera democraticità nella governance, il cosiddetto democratic stakeholding, di cui anche in Italia ormai si comincia a parlare. Perché l'alternativa, altrimenti, è il dirigismo più o meno illuminato, perché ci sono i dirigisti anche illuminati, però è sempre dirigismo, come ben sappiamo. E allora, andando alla conclusione, quale può essere una piccola notizia buona? La piccola notizia buona è che, come sapete, siamo alla vigilia di quel disegno di legge inteso a modificare il libro primo, titolo secondo del Codice Civile. Il libro primo, titolo secondo, è quello che riguarda fondazioni, comitati, associazioni, il cosiddetto mondo del terzo settore. Perché vedete, quel libro primo, per colpa dei giuristi, siccome Velle è un giurista, mi prendo il gusto di, non è mai stato cambiato dal 1942. Sarà perché i giuristi hanno una, come dire, una tendenza profascista, perché il codice civile, non ho altra spiegazione, sì, perché il codice civile è stato approvato nel 1942 e sono state cambiate tutte le altre. Ora, l'impostazione di quel libro primo è la seguente: regime concessorio, cioè dire le fondazioni per nascere, ne sa qualcosa Giuliana di questi tempi, devono ricevere la concessione. Ora, se noi non togliamo questo inizio di cancro non ne usciremo, perché dobbiamo passare dalla logica della concessione alla logica del riconoscimento. L'ente pubblico deve prendere atto e deve riconoscere e deve facilitare, non per cui oggi abbiamo i casi, adesso che devo fare da 4 anni il presidente dell'agenzia ne vedo di cotte e di crude, che uno stesso ente di terzo settore, se fa domanda in una certa prefettura ottiene, in un'altra non la tiene, perché il prefetto di quella provincia gli gira così. Dopo poi vengono da noi per cercare di fare mediazione, qualche volta ci riusciamo e qualche volta no, e così via. Questo è il vero scandalo. Però come mai nessuno di quelli che è intervenuto l'ha tirato fuori? Perché se non cambiamo questo è inutile pensare di andare avanti. Allora noi adesso finalmente si è sbloccata la situazione e il governo ha promesso che calendarizzerà prossimamente dopo l'estate
questo disegno di legge in Parlamento, vuol dire che lo mette da una qualche parte, eccetera. Però voi sapete che già da 3 anni che esiste un disegno di legge di modifica. E questo prevederà, tra le altre cose, anche un comma, le fondazioni di comunità, che al momento non esistono, perché in Lombardia le hanno fatte, ha ragione Sapelli, ma le hanno fatte contro la legge. Se uno volesse fare del male, potrebbe fare, perché in base al codice civile non esiste la figura della fondazione di comunità, così come non esiste la figura del trust. È stata fatta la legge, ma non il codice civile. Quindi noi abbiamo che il codice civile in questa prima parte è in contrasto con la Costituzione, perché l'articolo 5 della Costituzione, articolo 118 e 19, sono stati mutati per incorporare il principio di sussidiarietà, ma il codice civile è contro la sussidiarietà. Ecco come si spiegano tante discrasie e incomprensioni. Noi continuiamo a leggere la Costituzione con l'occhiale del codice civile e da lì non ne stiamo uscendo. Perché la nostra Costituzione è molto più avanzata di quanto molti ci fanno. Ho citato l'articolo 43, che però nessuno mai cita. Nessuno mai cita. Ma noi già in termini di Costituzione potremmo attuare forme di proprietà comune come la fondazione di comunità. Perché non possiamo farlo? Perché il codice civile ci lega le mani e così. Questa, secondo me, è una bella notizia che dovrebbe, come dire, rincuorarci e spronarci ad avanzare, eccetera. Chiudo dicendo, siccome siamo a Bologna, non tutti i presenti sono di Bologna, è veramente, a me dispiace che una città come Bologna, una comunità come quella bolognese, in tutti questi anni non sia riuscita a partorire una fondazione di comunità come è stata qui descritta. È un'autentica vergogna. Ovviamente a colpe di tutti, non è solo della classe politica, che sia ben chiaro, non è solo. Non dobbiamo essere faziosi. I politici hanno la loro responsabilità, però è chiaro che anche gli altri e anche lo stesso terzo settore. Perché il terzo settore bolognese è drogato, perché è stato drogato, drogato dalle convenzioni comunali, regionali, eccetera. Io sono pronto ad accogliere qualsiasi sfida senza tema di essere smentito, perché ho le carte, ho i dati e quindi posso chiudere la bocca a tutti. È stato ora, fino a non molto tempo fa, questo è andato bene. Adesso l'ente pubblico ha ridotto, per le ragioni che abbiamo detto, è cambiato anche il modello, il clima culturale, e abbiamo un terzo settore che è in difficoltà, soprattutto le cooperative sociali. Però agli amici delle cooperative sociali, chi quando mi invitano questi discorsi tiro molto più, alzo più di la voce di quanto non faccia adesso, la colpa è anche loro. Perché dicevano i romani, cuius comoda e eiuset incomoda. Quando gli andava bene firmare la convenzione che ti dava la sicurezza di avere i soldi alla fine, eccetera, tutto andava bene, nessuno protestava. Adesso che questi soldi non ci sono, no. Bisogna imparare a battersi il petto e dire è colpa anche nostra, della nostra miopia, perché non abbiamo voluto rischiare. Un secondo welfare di tipo universalistico presuppone la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali, che non sono imprenditori capitalisti. Ma chi l'ha detto che per essere imprenditore bisogna essere capitalista? Ve l'ha insegnato Sapelli? Non penso, perché l'imprenditore è uno che innova, ma non è... Uno può innovare o per un fine, attenzione, nulla contro l'imprenditore, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, però che non si venga a dire che l'unica forma di imprenditorialità è quella capitalistica, perché chi mi gestisce, la Fondazione Dognocchi, cito fuori regione, che gestisce 50 ospedali in tutta Italia, è molto più imprenditore di tanti imprenditori cosiddetti for profit. E allora smettiamola con queste etichette che non hanno ragione. Speriamo che Bologna voglia raccogliere, grazie anche all'organizzazione che Vella ha voluto fare come presidente della FAM di questo seminario, il messaggio che da questa mattinata di lavori emerge chiaro. Grazie. Grazie. Grazie, prof. Damani.